Vittorio Foa nasce il 18 settembre 1910 a Torino, dove si laurea in giurisprudenza nel 1931. Nel 1933 entra in Giustizia e Libertà. Il 15 maggio 1935 viene arrestato per antifascismo e condannato a 15 anni di reclusione. Uscito dal carcere nell'agosto del 1943, entra nel Partito d'Azione. Partecipa alla Resistenza ed è componente del Comitato di Liberazione Nazionale. Deputato alla Costituente, dopo lo scioglimento del Partito d'Azione nel 1947, aderisce al Partito Socialista Italiano. È parlamentare per 3 legislature, dal 1953 al 1968. Nell'ottobre del 1949 entra nella segreteria nazionale della CGIL accanto a Giuseppe Di Vittorio. Nel 1955 è segretario nazionale della FIOM e di nuovo segretario confederale della CGIL fino al 26 novembre 1970, quando decide di concludere il suo impegno sindacale. Nel 1972 si impegna nella costruzione di nuove formazioni politiche fino al 1979, quando sceglie il silenzio politico e si dedica all'insegnamento nelle università. Il 15 giugno 1987 viene eletto senatore come indipendente nelle liste del PC. Lasciata la politica attiva, si dedica interamente allo studio e alla scrittura. Muore a Formia il 20 ottobre 2008. Ne parlavamo ieri. Due parole importanti, Vittorio: ascolto e libertà. Io sono un animale politico fin da quando ero ragazzo, non è vero? E devo dire, gli animali politici amano molto dire quello che bisogna fare e amano poco ascoltare. Invece bisogna ascoltare, e ascoltare non solo per imparare, perché è molto importante imparare sempre, non ci sono limiti di età per imparare, questo assolutamente, è vero? Ma bisogna ascoltare per rispettare gli altri, per sapere che gli altri non sono soltanto, anche quando dissentono da noi, e soprattutto quando dissentono, non sono un ostacolo, sono una risorsa perché ci permette di confrontare e di andare avanti. Per la libertà, a me pare questo, cioè che quando uno viene al mondo, e poi condizionato da mille cose, è vero, è condizionato dallo Stato, la struttura religiosa, poi quando legge anche dei libri fondamentali, dalle varie autorità che ci sono, però ci sono certamente dei margini perché esso possa decidere almeno in parte il suo futuro. La libertà è la capacità dell'uomo e della donna di contribuire in qualche modo a decidere il loro futuro e a realizzarlo. Devo poi partire per Brescia, ma anche io credo che dovremmo adottare parecchi metodi nuovi nel nostro lavoro, dobbiamo poi pensare in futuro a parecchie modificazioni nel modo di lavorare. Una di queste dovrebbe essere che il compagno che viene da fuori, dal centro, non ha nessuna ragione di concludere un'assemblea congressuale, perché le assemblee congressuali sono delle assemblee sovrane dei delegati di una determinata zona o di una fabbrica. Sono loro che devono decidere, chi viene da fuori ha molto interesse a sentire intanto e poi può anche, se è in grado di farlo, dare un contributo, dare un'idea del suo pensiero, del pensiero di altri settori dell'attività sindacale. Ma se c'è una fase in cui
l'ultima parola non spetta al dirigente, diciamo, dell'istanza superiore, è proprio il congresso, perché il congresso è la sede in cui chi deve decidere sono i delegati dei lavoratori. Io credo poi ci sarebbero altre cose che dovremmo studiare in modo di modificare nel nostro lavoro, proprio come mezzi di comunicazione fra noi. Io penso che noi dovremmo trovare il modo di fare dei congressi in cui i compagni non siano seduti davanti a una presidenza, ma si sia si abbia un tavolino e non si siano grandi discorsi con lunghe relazioni e brillanti interventi, no, più o meno brillanti interventi, ma ci siano delle discussioni su problemi specifici in cui uno può anche intervenire più volte, magari brevemente, ma in uno scambio continuo, perché noi recitiamo un pochino, io ho l'impressione, un rito che dura da moltissimi anni, no? Relazione, discussione, conclusioni e via dicendo. Però poiché io siamo ancora in questo rito, farò anch'io la mia parte del rituale, è vero, e quindi farò anch'io l'intervento in quel modo che io ritengo che non dovrebbe essere fatto, perché io avrei preferito molto, non so, che noi avessimo per esempio, ma non siamo in condizione di farlo, preso pezzo per pezzo una materia, una risoluzione e discusso punto per punto e ognuno dice quello che pensa sui vari punti della risoluzione e poi si vota sui vari punti e senza schieramenti precostituiti, senza correnti, senza niente, ognuno con la sua coscienza e con la sua esperienza. Perché non siamo ancora a questo, io faccio la vecchia parte della messa, è vero, e faccio anch'io il mio intervento di tipo tradizionale e vi chiedo scusa se faccio questo. Ma credo veramente che dobbiamo darci da fare tutti per cambiare il nostro modo di lavorare, il nostro modo di lavorare. Alla fine del 67, al principio dell'anno scorso, la situazione sindacale in Italia e diciamo pure la situazione nostra della CGIL era cattiva. Io non posso dimenticare, e ne ho la responsabilità come gli altri, quella notte del 15 dicembre 1967, quando la CGIL insieme alla CISL e all'UIL ha revocato lo sciopero nazionale sulle pensioni mezz'ora prima che lo sciopero entrasse in azione, con una confusione terribile che sopravvenne nelle fabbriche in cui lo sciopero era stato preparato. Dicembre 67. Allora io dico, ho avuto la responsabilità della sospensione di quello sciopero, ho avuto la responsabilità di tutte queste cose, ma devo con molta franchezza, critica, autocritica dire, eravamo abbastanza in basso allora, nel rapporto fra organizzazioni dei lavoratori. L'unità sindacale non era interpretata in modo giusto. Sospendere lo sciopero perché gli altri non lo volevano fare, non era un modo giusto di fare l'unità sindacale, e lo dico io che ho preso quella decisione sbagliata di sospendere lo sciopero il 15 dicembre, l'ho preso con gli altri. Come ci siamo rimessi in piedi? Marzo 68, poco più di un anno fa, noi andiamo a trattare le pensioni, non facciamo un accordo, discutiamo un tipo di accordo. La CISL e l'UIL dicono per noi va bene. Noi diciamo, per noi quasi va bene, questa è stata una debolezza nostra, però vogliamo sentire le nostre organizzazioni. Vi ricordate? Abbiamo chiesto alle federazioni nazionali di categoria, ai direttivi delle Camere del Lavoro, di dirci nello spazio di 24 ore l'opinione su quell'accordo, dicendo anche che a nostro giudizio si poteva firmare. Questa è un'autocritica che io faccio anche, compreso me, insomma, degli altri. È una sottovalutazione della capacità di lotta. Io ricordo quelle ore, sono state le ore decisive della ripresa del sindacato. Le federazioni di categoria le abbiamo interrogate un pomeriggio, uno dopo l'altro ci hanno detto non firmate. E noi abbiamo detto va bene, ma non firmare cosa vuol dire? Loro hanno detto non firmare vuol dire proclamare subito lo sciopero generale in Italia. E noi abbiamo detto ma gli altri l'hanno accettato, vuol dire proclamarlo da soli? Sì, ci hanno detto le federazioni di categoria, vuol dire proclamare lo sciopero da soli. Nel pomeriggio sono arrivate le telefonate e i telegrammi delle Camere del Lavoro. Uno dopo l'altro, salvo pochissime eccezioni, tutti ci hanno detto non firmate, proclamate lo sciopero generale. E noi in quel momento ci siamo rimessi in piedi. Chi è che ci ha rimesso in piedi? L'organizzazione periferica che in quel momento esprimeva la volontà dei lavoratori.
Sono i lavoratori che hanno rimesso in piedi la CGIL nel momento più difficile. Quando eravamo separati dai lavoratori, distaccati, abbiamo proclamato con lo sciopero generale. Con lo sciopero generale da soli non è stata la rottura dell'unità, è stata la ricomposizione dell'unità ad un livello avanzato, perché con lo sciopero hanno partecipato molti lavoratori della CISL dell'UIL, ha partecipato la FIN-CISL. E dopo poche settimane anche la CISL nel suo insieme, la UIL nel suo insieme, proclamavano lo sciopero generale con noi per la stessa ragione. I lavoratori hanno ricomposto insieme la combattività del sindacato e la sua unità. È stata un'esperienza, a mio giudizio, grandiosa. Come dal basso, in quel momento, tramite le Camere del Lavoro e le federazioni di categoria, i lavoratori ricompongono l'unità del movimento sindacale, ma al punto avanzato della combattività, della lotta. Qualche giorno fa c'è stato a Prato il congresso della Filta CISL, cioè dei tessili della CISL. È stato un congresso che ha segnato una svolta in quell'organizzazione che era antiunitaria, opportunista, eccetera, e che invece si è presentata su una posizione combattiva e fortemente unitaria. I compagni che ci sono stati mi hanno detto, sentir parlare i giovani operai della CISL, tessili della CISL, sembrava di sentir parlare i nostri compagni più combattivi. Questo per indicare un processo oggettivo che c'è in alcune situazioni, esiste, su cui tornerò. Ma la cosa che mi ha colpito è stato quello che mi ha detto un compagno che era presente, che un operaio tessile della CISL è andato alla tribuna e ha detto: io voglio pubblicamente ringraziare la CGIL per aver saputo nel marzo del 68 proclamare da sola lo sciopero generale in Italia e in questo modo averci costretto tutti a ricomporre l'unità. Un operaio della CISL che riconosce a noi il merito di aver portato avanti con una forte composizione anche autonoma il processo di unità. Per conto mio questa è una cosa di grande importanza. Anche nella nostra organizzazione, noi abbiamo dei punti in cui non siamo d'accordo. Eppure l'unità interna della CGIL è un'unità fortissima. Perché non vuol mica dire l'unità, non è mica l'identità, mica siamo un convento di frati noi altri. Siamo un'organizzazione di uomini liberi, i quali combattono e vivono, hanno il loro cervello e le loro idee, hanno il dovere di dirle e di battersi per le loro idee, mica siamo qui a cercare di darci delle carezze, insomma, no? Ecco, questo mi pare il discorso. Su parecchi problemi ci sono le differenze. Io, per esempio, personalmente, sul problema della programmazione, non sono d'accordo con la tesi della maggioranza, è un'opinione mia, vi dico subito, io sono d'avviso che le correnti qui non devono entrarci. I miei compagni di corrente possono votare come vogliono, se di sé si vota, è vero. Io sono d'avviso che la programmazione, non è solo quella programmazione, la programmazione non serve, perché quella programmazione di Pieraccini e di Giolitti non è colpa di Pieraccini e di Giolitti, è lo strumento che non serve. Quando il padrone comanda in fabbrica, nel rapporto di produzione, è chiaro che non c'è possibilità di fare una pianificazione, perché il suo profitto se lo decide lui, col suo potere sul mercato e col suo potere nella fabbrica. Allora la programmazione diventa un'altra cosa. Ma questa è una mia opinione, io continuo a difenderla, l'ho difesa anche adesso. Ma se poi domani non passa, per carità, siamo uomini, la nostra lotta continua, la maggioranza deve prevalere, perché noi siamo per la regola della maggioranza. La minoranza ha il diritto sempre di cercare di diventare maggioranza, cioè di far valere le sue posizioni per farle diventare maggioranza, sempre, e questo diritto bisogna garantirlo comunque. Però quando si decide e si fa, e lo decide la maggioranza. Così sugli altri problemi, che non sono quelli dell'incompatibilità, quelli dell'FSM, su altre cose. Questo non toglie il valore della nostra unità. E guardate, il valore della nostra unità sarà tanto più rafforzato se avremo il coraggio veramente di far fuori le correnti. E bisogna avere il coraggio di riuscire a farlo. Perché io ho l'impressione ancora oggi che la storia delle correnti sia un diaframma che impedisce spesso agli elementi più validi di venire avanti. E guardate, questo lo dico anche se qualche volta la storia delle correnti può favorire la mia, non dico questo. In certi casi io posso trarre vantaggio come corrente, no? Dal gioco, dal patteggiamento delle correnti. Però se io traggo vantaggio, cosa vuol dire? Vuol dire che c'era uno più bravo, che doveva venire fuori, non è venuto fuori perché ci ha messo un amico mio. È giusto? A me non pare. A me non pare che sia giusto. Che il problema di un atteggiamento, di una costruzione unitaria, sia presente in noi come un elemento decisivo di rafforzamento della nostra lotta. Se abbiamo fiducia nei lavoratori, dobbiamo pensare che l'unità vuol dire fare l'unità con i lavoratori su posizione avanzata.
stava sotto è fatta santi. Vienta, 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 già resta, faccia ingazzare.